Siamo i precari! Basta decidere al posto nostro! Siamo stanchi, fatta per i giovani, per i precari, non è vero! Si stanno barattando i diritti dei lavoratori che hanno acquisito nel corso di tanti anni, che dovrebbero essere la pozione magica che viene in aiuto ai precari, ma non è così, perché i parasubordinati, le partite IVA, i giornalisti, chi afferisce a un ordine professionale non potrà usufruirne, non sappiamo quale sarà la copertura. E questa riforma viene fatta per noi. Si era partiti dalla retorica del concipelago nel quale è naufragata una generazione intera, la nostra. Su quali sono le emergenze del paese, in nome di una retorica che vede l'articolo 18 come ostacolo allo sviluppo economico in un periodo di crisi, noi diciamo basta, non è vero, non è così. I problemi delle aziende in Italia sono altri, l'accesso al credito, la riforma della giustizia, la lentezza della burocrazia. Non è vero che non assumano i giovani, noi chiediamo diritti, chiediamo il diritto alla maternità, alle ferie, alla malattia continua, chiediamo ammortizzatori sociali che ci consentono di avere una continuità di entrate anche quando non lavoriamo, chiediamo un giusto compenso. Qui si dice che verranno alzate le aliquote dei contributi versati dai contratti dei parasubordinati, ma se non fissiamo il tetto dell'ordo che percepiscono significa che di fatto i precari guadagneranno di meno. Basta dire che questa è una riforma fatta per i giovani e per i precari, è una menzogna, noi non ci crediamo, non ce la beviamo, per questo siamo venuti qui in piazza oggi. La precarietà, noi crediamo che non è un incidente del destino, che non sia un dato immodificabile. Ci sono i contenuti che a noi interessano. Non esiste un incantesimo e sulla felicità collettiva. Noi come comitato Il Nostro Tempo Adesso abbiamo fatto 10 proposte che vi invitiamo a leggere anche sul nostro sito, che riguardano i diritti, la continuità di reddito, un reddito di inserimento, che riguardano, che dicono che hanno le ricette per uscire dalla precarietà, non gli ingredienti di cui parla il governo tutti i giorni. L'occupazione la conoscono bene, loro vengono lasciati fuori, esclusi da questa riforma. L'abuso di contratti precari, eppure i contratti parasubordinati, collaboratori a progetto, quando non si garantiscono i compensi per i collaboratori a progetto, che già oggi ricevono paghe da fame, significa rischiare di fare riforma, è una paccata di bugie, perché ci avevano promesso che avrebbero affrontato il problema di non sono stati estesi i diritti, non sono state estese le tutele, non è stato scardinato il precariato, contratto stabile, che gli ammortizzatori dovevano essere per tutti, che volevamo un reddito minimo di inserimento, abbiamo detto che volevamo bugie. Ecco, almeno le bugie possono essere risparmiate a chi ha già pagato troppo, ha pagato la precarietà, ha pagato la crisi. E noi le bugie qui le risparmiamo, è vero, siano proprio quelli che vivono queste menzogne sulla loro vita, siano le persone per le quali non cambierà una virgola nel quotidiano. Incentivi di costo all'accesso all'utilizzo del contratto.